Forte accelerazione sul fronte del mercato in entrata per il Pescara, proprio alla vigilia della partenza per il ritiro di Palena e alla fine della prima settimana di lavoro a Montesilvano. Sarà Gaetano Monachello il centravanti designato per la prossima stagione, il giocatore classe 94, cui chiedere tanti gol per portare più in alto possibile il Delfino. Arriverà in prestito dall'Atalanta. Su di lui in particolare scommette il DS Luca Leone, che lo aveva portato alla Virtus Lanciano nel 2014 in prestito dai francesi del Monaco, dopo che il centravanti agrigentino di nascita, da giovanissimo, aveva girato tanto per l'Europa, tra Ucraina, Cipro, Belgio e Francia. Proprio dopo i 7 gol in 35 partite di quell'anno, Monachello è stato acquistato dall'Atalanta, con cui ha debuttato in A nella stagione successiva con 10 presenze. Problemi fisici e poca fortuna due anni fa nei prestiti a Bari e Terni, poco spazio lo scorso anno a Palermo, quindi il trasferimento ad Ascoli nel mese di gennaio è un contributo determinante alla salvezza del Picchio. 7 reti in 21 partite. A Pescara Monachello cerca la prima stagione in doppia cifra, quella della consacrazione. Prima però il rinnovo con l'Atalanta, con cui il contratto scade il prossimo giugno. Non solo Monachello, perché in queste ultime ore prende forma l'asse con l'Atalanta di cui avevamo parlato qualche giorno fa. In arrivo in prestito il 23enne terzino sinistro Fabio Eguelfi, calciatore scuola Inter e acquistato dall'Atalanta la scorsa estate. Prato, Savona, Cremonese, Provercelli e Cesena nella sua carriera. Il suo arrivo compensa la cessione a sorpresa formalizzata ieri di Alessandro Crescenzi per il terzino romano, contratto triennale firmato con l'Hellas Verona. L'asse con l'Atalanta consentirà al Delfino di riportare riva l'Adriatico l'esterno Cristian Capone e di avere a disposizione il centrocampista classe 99 Melegoni, entrambi a titolo temporaneo. Per Capone e Melegoni bisognerà attendere la fine dell'Europeo Under 19 in Finlandia, nel quale i due giocatori saranno impegnati da lunedì sera con gara di debutto proprio contro la nazionale ospitante. Sempre sul fronte delle entrate, nei prossimi giorni è atteso l'arrivo del difensore centrale Gennaro Scognamiglio, prossimo allo svincolo d'ufficio dal Cesena, la cui società sta per portare Libri in tribunale aderendo all'istanza di fallimento della procura di Forlì, mentre il Pescara attende sempre segnali da Gennaro Tutino e Mirko Antonucci. Con Marras, Mancuso, Yamga e il ritorno di Capone, l'arrivo di uno dei due completerebbe la batteria di esterni d'attacco a disposizione di Pillon.